vorrei aprire con un applauso così in maniera molto divertente, perché siamo tra amici, ma questa è una serata molto importante, una serata, io che sono abituato a parlare di rapporti personali, d'amore, di sentimenti, insomma questa sera siamo qui non solo per la presentazione di un libro, ma per così ricordare la scomparsa di un genio della moda italiana, un grandissimo, se non il più grande stilista italiano, Gianni Versace, a cui va un grande applauso. E un libro che racconta una storia d'amore di 15 anni di vita insieme. Gianni Versace, Antonio D'Amico, 15 anni d'amore, d'amore vero. Io ho avuto modo di parlare, ho avuto modo di guardare velocemente questo libro, che approfitterò poi di leggere, questo libro che ha scritto il mio amico Rodi Mirri, che poi chiamerò sul palco. Maria Giovanna mi darà una mano, l'abbiamo così cooptata e tirata su al volo, c'è anche una bella brezza che quindi ci rinfranca e ci dà un attimo di coraggio. Bene, lì vedremo scorrere anche delle immagini, perché questo libro non è solo un libro di parole, non è solo un libro di emozioni, di sentimenti, ma è un libro di immagini che ricordano momenti di vita, 15 anni passati insieme, passati con grande amore, un amore difficile per Antonio da dimenticare, ma un amore vero, amori che non si incontrano tutti i giorni. Al di fuori, io sono uno che scherza sempre, al di sopra di quello che può essere un amore convenzionale, gli amori quelli che riconosciamo ogni giorno, quindi non voglio parlare di eterosessualità, di omosessualità, l'amore è quello vero, l'amore tra due persone, quello che manca, quello che ci manca ogni giorno, insomma qua siamo al mare, voglio dire c'è questa sensazione per cui è facile parlare in maniera molto più schietta, voglio dire, insomma, andiamo in spiaggia, vediamo le ragazze col topless fuori, gli uomini, insomma, avete voluto la parità dei sessi, si tirano fuori una palla, cioè noi siamo così, cioè non ci frega niente, cioè a un certo punto l'importante è riuscire a volersi bene. Abbiamo degli ospiti straordinari, io li chiamerò man mano sul palco, adesso li cito soltanto, li saluto, sono amici, Samantha De Grenet, Antonella Mosetti, Leila Ben Khalifa, bon, je parle avec toi, ecco, bene, no, perché lei parla anche francese, Aura Lorenzetti, Antonio Lopresto, eccolo laggiù, Keila Espinoza, detto bene? Mi ha detto se sbagli il cognome ti do un calcio sulle palle, lei non scherza, cioè io l'ho conosciuta su una moto d'acqua, però adesso vorrei sul palco con me Rodi Mirri, che è l'autore di questo libro che è molto carino, che vi consiglio, edito da Vannini, It's Your Song. Eccolo qui, grazie Maria Giovanna, gli diamo il microfono. Allora, io devo dire che l'ho avuto all'ultimo minuto, sono arrivato perché arrivo da Firenze e devo dire che l'ho guardato con piacere, quasi quasi facevo tardi, e poi parlandone con Antonio, insomma, mi è sembrato così, molto vero, molto trasparente, molto sincero come libro. E l'ultima parte, quella fotografica, è veramente straordinaria, perché queste foto credo che siano foto che Gianni e Antonio si erano fatti fare nei loro viaggi, nei loro momenti più belli. Sì, dopo 10 anni di silenzio abbiamo deciso di scrivere questo libro, e Antonio si è messo a contare la sua vita, 15 anni con un uomo, e per me era difficile, anzi un po' complicato capire il meccanismo d'amore tra due uomini. Poi un po' alla volta, raccontando, sentendo questi racconti, ho cominciato a capire l'importanza di un amore, qualunque esso sia, e anche l'amore tra due uomini può diventare una storia importante, può diventare, voglio dire, in questo momento particolare, visto che stiamo passando un momento, voglio dire, di compagnia bella, la storia di uomini può essere una finestra diversa, voglio dire, un punto di vista diverso. Già, vabbè, insomma, di fuori della finestra diversa, questo tipo, insomma, è l'amore che ci manca. Io vengo da una generazione che diceva fate l'amore e non fate la guerra, poi chi se ne frega. Se poi sono due uomini, due donne, uno una donna, ma anche se fossero tre uomini e tre donne, l'amore è una cosa importante, è una cosa che ci unisce, che ci accomuna, che ci fa stare bene. Cioè devo dire, in un mondo dove insomma sono anni che io accendo la televisione, quindi vi anticipo che andrò a lavorare per gli americani, mi vedrete su FX, con donne e uomini nudi, chi se ne frega, però la verità è che in Italia più che cogne e erba non si riesce a parlare, invece è bello parlare d'amore, io lo faccio a radio ogni giorno, leggendo questo libro mi sembra di ritrovare molti leitmotiv, molti argomenti che io affronto ogni giorno.
è una storia d'amore tra due uomini, e, torno a ripetere, una bella storia d'amore, e credo che per chi voglio dire, non si è mai entrato in questo meccanismo, perché comunque fino a poco tempo fa era tabù, o comunque se ne parlava poco, leggendo questo libro forse la gente capirà che non importa che amore, ma voglio dire, vivere una storia tra due uomini in questo modo può essere interessante. Io stasera purtroppo, come vedi, non ho... Roddy Milley, tra le cose, io lo conosco da tanti anni, lui è un talent scout, è un produttore televisivo e per hobby scrive. Solo per hobby. Ecco, per hobby anche parlano, ogni tanto... No, cioè, no, non dice stronzate, cioè voglio dire, cioè, è difficile esprimere quello che poi magari sei riuscito a dire nel tuo libro, che magari ti ha permesso una concentrazione maggiore, cioè questa è una serata piacevole, una serata dove vedete degli abiti anche appesi, delle camicie, vedete queste camicie, perché a seguire ci sarà un'asta perché? Perché ci è sembrato giusto che queste camicie che sono state indossate da Gianni Versace, che ha portato qui Antonio, che poi adesso chiameremo sul palco e ci spiegherà meglio questo meccanismo, ci permetteranno così di raccogliere dei fondi per l'Associazione Nazionale per la Difesa della Fanciullezza Abbandonata. Il responsabile è qui, Eugenio Novelli. Dov'è Novelli? Dov'è Novelli? Beh, insomma, c'è, è tra di noi, quindi adesso verranno distribuite e poi magari non so, delle buste per fare delle offerte in busta chiusa per questi abiti. Comunque l'asta comincerà dopo. Io adesso vorrei sul palco Antonio D'Amico, il grande protagonista di questo libro, ma soprattutto di questi 15 anni di amore, d'amore vero, di amore che non è facile trovare. Allora Antonio, al di fuori di tutto, io ho visto le fotografie che sono sul libro, al di fuori di quello che ha scritto Roddy, queste fotografie proprio mi trasmettono così una grande intimità, una grande serenità, un grande senso di famiglia, che è un termine strano. Io quando mi chiedono cos'è una famiglia, insomma, la famiglia non è più la famiglia, quella del signor papà, la mamma, le famiglie sono queste, allargate, ristrette che siano, sono dei gruppi di persone che si amano veramente. Io vedendo queste foto ho visto delle foto d'amore. Beh sì, l'amore che c'è sempre stato fra me e Gianni, noi abbiamo passato